Ben ritrovati a Zona Dilettanti, il commento di questa puntata, che tra l'altro è una puntata molto importante perché raggiungiamo il traguardo dei 30 numeri in produzione in questa stagione 2020-2021. Dicevo, il commento di questa puntata è inevitabilmente legato a due giornate di campionato in pratica, perché ovviamente andremo ad analizzare a freddo, a tanto freddo, come facciamo sempre noi di venerdì, quella che è stata la giornata numero 28 nel campionato di Serie D e nel girone F, di cui ci occupiamo tutte le settimane, ma siamo anche praticamente come dire, a 2 giorni dopo del turno infrasettimanale che ha riguardato però le gare da recuperare, e tutti e due i momenti hanno dato come sempre un percorso, una via importante a questo campionato, con intanto i fatti di Vastese Notaresco. Ne parleremo tra poco, ma poi ne parleremo anche in maniera approfondita e tra poco vi spiego perché. Ma anche il Notaresco, che poi dopo la sconfitta contro la Vastese e il Campobasso, che ha allungato ad una distanza forse per la prima volta caratterizzabile come fuga, è riuscito comunque a recuperare, a vincere il recupero, giocando un po' con le parole, con il Montegiorgio, e a tenere comunque vivo il campionato, in attesa ovviamente di quella che sarà la gara da recuperare anche per il Campobasso. Ma tutto questo ha portato in sé anche un momento che andremo tra poco a commentare, chiamiamolo non di sport, un momento che tra l'altro proprio nella giornata di oggi si aggiunge alla notizia dell'aggressione a Ceteo Di Mascio. Tra poco, insomma, andrò a leggere la nota del Teramo Calcio diffusa proprio nel pomeriggio di oggi, se ci state ovviamente guardando di venerdì. Sono fatti che non vorremmo mai commentare, ma che sono avvenuti e che creano un clima piuttosto particolare, e che decisamente non è un clima gradevole. C'è anche qualche piccola polemica che poi si è instaurata, questo per quello che riguarda Vastese Notaresco, qualche coda che ancora continua sulla vicenda che ha visto poi l'aggressione invece ad Epifani. Sapete, la squalifica del campo della Vastese, la multa comminata alla Vastese, ma insomma non di questo stiamo parlando, ma di un episodio, e adesso di due episodi, che vanno assolutamente condannati. Io non la faccio lunga perché insomma andiamo ad aprire questa puntata numero 30, che si arricchirà man mano di ospiti. Iniziamo però con quelli presenti in questo primo blocco, con il gioco delle alternanze che ci riporta Antonio Paoluzzi. Ciao, buonasera. E Buonasera, buonasera a tutti quanti. poi abbiamo voluto ricreare un bis che ci era riuscito benissimo 15 giorni fa, e cioè la presenza di Antonio Paoluzzi, ma anche, lo vedete già collegato, Lorenzo Valeriani. Ciao Lorenzo, bentornato, te l'avevo detto, facciamo il bis. Sì, mi eri convocato, io come sempre ho risposto presente, quindi grazie ancora per questo ennesimo invito e un saluto ad Antonio. Poi è la settimana del derby, quindi questa è un'accoppiata Eh importante. già, sembra quasi È la fatto vigilia apposta. del derby, È la perché si gioca vigilia domani del sera, derby. si gioca. Ecco, appunto, io ho perso i conti ormai, ma devo dire che i miei conti non tornano mai, quindi almeno sotto quel punto di vista. Vero, vero, vero. Poi la settimana Tu scorsa sei c'ero. interista, sei tranquillo, ti No, io vedo. mi sono già divertito settimana Ho scorsa visto, ho visto, ho con visto. l'Inno Nazionale, con Roberto Marchione qua. Ce n'era uno a portata, abbiamo tritato un po' lui, dai. Va bene, però insomma si scherza, chiaramente si scherza. E poi, vi dicevo, sarà una puntata che si arricchirà mano a mano fino al gran finale, perché avremo intanto tra poco, dopo il primo blocco pubblicitario, ma comunque tempo tecnico per collegarci ancora una volta sulla piattaforma Zoom con il direttore sportivo del Notaresco Paolo D'Ercole, che è sempre molto puntuale nel rispondere ai nostri inviti, proprio per tornare un po' a freddo a parlare di quella che è stata Vastese Notaresco, ma anche ovviamente della stagione, del momento, della gara che il Notaresco ha perso con la Vastese, e poi
ha vinto invece con il Monte Giorgio. Con grande piacere ritroveremo Paolo D'Ercole e poi nell'ultima parte avremo anche la possibilità di tornare a parlare con Guido Di Fabio, allenatore del Castelnuovo. Castelnuovo, insomma, come dire, in stand-by per le ragioni legate al Covid, ma anche con un momento della stagione piuttosto particolare. Abbiamo già delle notizie che possiamo già darvi in apertura di puntata, cioè quello che i tamponi effettuati nella giornata di oggi da parte del Castelnuovo non hanno riscontrato nuove positività, quindi restano quattro i giocatori, o meglio i componenti dello staff del Castelnuovo positivi al coronavirus. Questo significa che dopo aver rinviato la gara di domenica scorsa e di conseguenza praticamente attaccata la gara di recupero con il Pineto, il Castelnuovo tornerà in campo domenica prossima, quindi riprenderà il cammino. Di questo, ma anche insomma di tanto altro, parleremo proprio con Guido Di Fabio nell'ultima parte della nostra trasmissione. Io però vorrei iniziare e iniziare come sempre dall'attualità con Antonio e con Lorenzo. Parliamo intanto di questi fatti che sono avvenuti, sono ovviamente diversificati l'uno dall'altra, ma testimoniano un clima a volte, come dire, di deriva che nel calcio non ci dovrebbe essere. E Antonio e poi Lorenzo. No, parliamo di due episodi che sono deprecabili, due episodi extracalcistici che nel calcio non dovrebbero mai avvenire e mai verificarsi, perché ricordiamolo sempre, questo è uno sport, è un divertimento. Chi la prende in maniera diversa non è degno neanche di partecipare alle competizioni, di stare all'interno di questo mondo. Il problema è un problema che va sottolineato perché, specie poi in un periodo che stiamo vivendo un po' tutti quanti, no? Il periodo del Covid, il periodo che dovremmo essere tutti più vicini, dovremmo essere tutti più solidali, invece poi siamo di fronte a questo tipo di condotte. Per quanto riguarda quello di Epifani, mi dispiace molto per il mister, ma soprattutto anche nello specifico anche per il Cetteo Di Mascio sicuramente mi dispiace tantissimo, perché non nessuno merita questo tipo di condotte. Per quanto riguarda Epifani c'è stato già un deferimento alla commissione disciplinare, la quale poi ha preso la Corte Federale Sezione Disciplinare ha preso già il suo primo provvedimento, quindi squalifica del campo per una partita e ammenda alla società. La Corte Disciplinare ha deciso sul referto dell'arbitro, perché decide anche sul referto dell'arbitro, e perché si diceva e si dice che l'arbitro era presente nel momento in cui era avvenuto il fatto, quindi ha rilevato che sia stato colpito il mister Epifani e quindi è stata poi commissionata questa squalifica del campo e questa ammenda. Ciò che non comprendo, lo dico sinceramente, è l'atteggiamento, per esempio il comunicato effettuato oggi dalla Vastese. Poi lo leggeremo, sì. Comunicato effettuato oggi dalla Vastese che in maniera un po', diciamo, sarcastica sottolineava il fatto che il mister fosse già da mercoledì tornato al campo, quindi tutto questo clamore, tutto questo danno non si era verificato. Deprecabile perché ricordiamo che le società sportive sono responsabili per via della responsabilità oggettiva, non soltanto soggettiva. Il soggetto che ha aggredito il mister, riportato anche nel referto dell'arbitro, è un tesserato della società o faceva parte sempre della società Vastese Calcio, quindi al di là che sia stata una spinta, al di là che sia stato un pugno, al di là che sia stato, sono atteggiamenti che vanno sempre stigmatizzati e mai avvalorati. In questo caso io rimango un po' stupito dalle dichiarazioni della Vastese, sarebbe fatto meglio a non dire nulla. Poi lo leggeremo per intero questo comunicato, questa nota che poi insomma è stata ovviamente diffusa dagli organi di stampa, anche perché se è sempre riferibile alla Vastese, perché la stampa l'ha riportata come una dichiarazione della Vastese, poi può essere anche allora, la Vastese. Allora io l'ho letto sulla pagina Facebook ufficiale della Vastese, almeno per quello che riguarda me, poi insomma poi andremo a leggere, perché voglio tra l'altro entrare in questo specifico anche con col contenuto insomma della nota della Vastese con Paolo D'Ercole, perché insomma, mi interessa anche capire il tipo di reazione, il tipo di commento che ci può essere da parte di Paolo. Lorenzo, una brutta pagina questa, no? Quella che stiamo commentando. Sì, fino a stamattina ne stavamo leggendo una di pagina brutta, purtroppo nel pomeriggio è arrivata anche la seconda, relativamente all'aggressione subita dal responsabile Cetteo Di Mascio,
che dire, copio e incollo quello che ha evidenziato Antonio Paoluzzi nella prima parte di trasmissione, anche perché credo, come ha detto benissimo lui in chiusura, certe cose somigliano tanto a quelle situazioni in cui più tocchi, più rigiri e più puzza. Non voglio utilizzare il termine esatto per far capire a chi ci segue, però determinate situazioni secondo me devono essere insabbiate, tra virgolette, non devono essere più discusse, perché ormai la giustizia sportiva ha fatto il suo corso e credo che con il comunicato odierno, un po' ironico, della Vastese, credo non ci sarà solamente un passaggio sotto l'aspetto della giustizia sportiva, ma credo che i diretti interessati, considerati come persone fisiche e non come tesserati, potrebbero anche mettere ancora sale su questa ferita enorme per il calcio, promuovendo piuttosto che, non so, rivolgendosi a dei propri legali per calunnia piuttosto che per violazione della privacy, anche perché Epifani era, insomma, allo stadio ma indossava questo collare protettivo, quindi insomma non è stato un bel comunicato, anche perché devo dire che se non erro, ma qui Antonio saprà sicuramente essere più preciso di me, una prognosi di 15 giorni non obbliga automaticamente il convalescente a rimanere a casa a letto con la flebo attaccata piuttosto che con la badante. Io credo che ci siano delle prognosi che consentano all'infortunato, in questo caso al convalescente, di svolgere la propria attività privata ma non svolgere l'attività professionale. In questo caso l'attività professionale di mister Epifani è quella dell'allenatore. Posso confermarti che Epifani non ha svolto nessuna seduta di allenamento e nella partita in questione, quella di mercoledì col Monte Giorgio, non era in panchina e quindi la sua attività professionale è cessata nel momento in cui è stato emanato questo certificato medico e quindi questa prognosi. Sì, ma poi pensare, insomma, che ci fosse... Non... Però ecco, alla base c'è sempre il concetto, la giustizia ha fatto il suo corso, basta. Basta, non perché... alimentiamo, sì, basta. Così secondo sembra... me il concetto che deve passare è questo, altrimenti puzza ancora di più. Sì, perché così insomma sembra un po', no, come ipotizzare che il danno è stato o amplificato o era comunque più lieve, e ciò non toglie insomma, che andare a stigmatizzare la presenza dell'allenatore del notaresco sembra un po' esagerato, perché non è che bisognava stare 15 giorni in ospedale, e anzi... ci si rallegra del fatto che comunque... Guarda Luigi, io oggi ragionavo con un amico dicendo: se un qualcuno tenta di darmi una coltellata per avere la giustificazione della degenza, non devo prendermi la coltellata. Il reato c'è a prescindere. Sì, assolutamente, assolutamente. Ecco, poi se sono bravo ad evitare la coltellata, meglio. Però voglio dire, non deve esserci necessariamente un danno enorme per poter avere la ragione in questo caso, o dall'altra parte per pretendere il torto. Quindi voglio dire, cioè, io credo che sia stato un fatto bruttissimo, riconosciuto principalmente dall'addetto al caso e quindi il direttore di gara, che ha stilato un referto. Nel referto è stato chiaro, tranne nella parte in cui ha omesso il nome o i nomi dei colpevoli in questo caso, però lui era presente al fatto, come dimostra il referto. Poi se Massimo Epifani nel referto ha la possibilità di andare a fare la spesa, di accompagnare i figli a scuola, di andare a mangiare la pizza con la moglie o di assistere a un evento sportivo, questo è da verificare, ma credo che lui, con tutta l'esperienza, non abbia messo a repentaglio quello che ha dichiarato nel referto e quello che ha dichiarato nelle varie emittenti. Senti, io voglio un attimo rimanere, no, su questo argomento, tornando all'origine. Poi è chiaro che insomma stiamo cercando anche di capire una ragione che non è mai ragionevole, nel senso che non ha mai una giustificazione o comunque una ragione di un percorso di questo genere, di un'azione di questo genere. Però Lorenzo, tu che hai seguito un po' insomma le vicende, diciamo nello specifico, secondo te i rapporti tra le due società,
erano già tesi. Mi viene da pensare alla partita dello scorso anno, che poi ha determinato un certo tipo di risultato finale, piuttosto che alla partita dell'andata nel recupero, alla data, alle discussioni sulla data, per recuperare la gara. Cioè, voglio dire, è stato diciamo un addetto della società, uno riferibile alla società, così come si legge nel comunicato e nel referto che poi Questo ha dato. necessariamente. Esatto, ma cioè, voglio dire, è un episodio legato a quella gara o comunque cioè, ci si portava dietro qualcosa di più teso che ha poi fatto scaturire in un parapiglia, perché insomma, ricordiamo che a fine gara si è scatenato qualcosa di più e nello specifico poi insomma, quell'episodio è stato circoscritto in quel modo e a farne le spese purtroppo è stato mister Epifani. Guarda, io ho immediatamente pensato a qualcosa che si poteva tranquillamente riferire al passato, ma poi non troppo lontano. Io ero presente sia nella gara non disputata con l'infortunio al polpaccio del direttore di gara Bocchino della sezione di Roma 1, ed ero presente anche nel giorno in cui quella gara fu recuperata. Sicuramente un po' di ruggine è venuta fuori nel momento in cui la Vastese non ha accettato l'immediata disputa della gara il giorno successivo. Questo voleva il notaresco, basandosi effettivamente sui tanti impegni ravvicinati del girone di Serie D. Qualcosa è successo ovviamente anche nella gara poi disputata nei giorni successivi, nelle settimane successive, quando ci furono, io ero presente proprio a raccontare quella gara, ci furono degli insulti tra dirigenti, e anche, quel calcio di rigore che, a detta del notaresco, e poi l'abbiamo visto anche dalle nostre immagini, fischiato con un fallo commesso fuori dall'area di rigore. Però questo è un qualcosa che noi oggettivamente possiamo valutare, nel senso: calcio di rigore fischiato, decretato a favore della Vastese, il fallo era fuori area, il direttore di gara ha sbagliato, punto. Ma quello che è avvenuto a Vasto è qualcosa di diverso, secondo me non riferibile all'anno passato, anche perché erano stesse società, ma ad esempio l'allenatore del Notaresco era Assolutamente diverso. diverso, certo. Quindi, voglio dire, secondo me il tutto è partito dalla gara di andata, ma non da quella giocata, ma secondo me da quella non disputata. Forse a livello mediatico e a livello verbale, quel non accettare di giocare lunedì poteva essere gestito meglio da entrambi, perché poi i nostri microfoni, ad esempio, anche mister D'Addario rispose parlando di squadra non pronta a soggiornare a Notaresco, che non aveva con sé l'abbigliamento idoneo, che doveva necessariamente tornare a Vasto. Da lì anche la questione calcistica, perché mister D'Addario all'epoca era subentrato da pochissimi giorni al suo collega, e forse aveva così trovato un piccolo appiglio per conoscere meglio la sua rosa. Ma questo nel calcio ci può stare, nel calcio ci può stare, questo è il gioco delle parti. Però poi sono venute fuori altre dichiarazioni, altre offese, alcuni litigi anche in tribuna, che evidentemente hanno rovinato dei rapporti che forse erano già incrinati. Io questo non te lo so dire. Di certo tra Bolami e il presidente Di Giovanni domenica non sono usciti fuori molti complimenti, anzi. Quindi credo che questa questione, dopo il post di oggi, possa tranquillamente durare per altri mesi con toni non pacati. Questa è la mia sensazione, anche ascoltando i diretti interessati qualche ora fa. Allora Antonio, prima di andare in pubblicità per la prima pausa, io stavo pensando a delle parole che poi insomma, le ha pronunciate proprio Paolo D'Ercole nel dopogara, nelle interviste a caldo, che ha parlato di calcio d'altri tempi. È un po' un clima questo, con ovviamente la pagina nera e il momento assolutamente nero dell'aggressione a Mister Epifani, ma anche questo giocare, questo clima, no, che si può creare in tribuna in relazione
alle gare piuttosto che alcune decisioni. Sembra proprio di ritornare in effetti a quello che ha definito Paolo D'Ercole un calcio d'altri tempi che a noi non piace. No, potrebbe, sì, ha le caratteristiche del calcio di altri tempi, come diceva Paolo D'Ercole, però io ritengo che il calcio era di altri tempi prima perché non c'era una cultura calcistica, c'era maggiore ignoranza, c'era meno conoscenza e in più c'era meno visibilità del calcio, perché se non ci ricordiamo male, fino a 20 anni fa era impensabile vedere una diretta Facebook o vedere una diretta di una partita o avere 10 telecamere in un campo, ce n'era una, quindi molte cose venivano anche non viste, non sottaciute. Adesso c'è una cultura calcistica maggiore, c'è una maggiore maturità da parte di tutte le società, c'è una maggiore esposizione mediatica e questi atteggiamenti non devono avvenire assolutamente. Anche perché non sono di buon esempio per le future generazioni o per i ragazzi. Oggi abbiamo i campi chiusi e va bene, ma io penso una situazione del genere a Vasto, con lo stadio pieno, una scuola calcio in tribuna a vedere la squadra del cuore, vedere uno spettacolo del genere è disarmante, secondo me. Assolutamente, assolutamente sì. Allora facciamo così, fermiamoci subito per la pubblicità, per la prima pausa, torniamo tra poco e cominciamo intanto ad analizzare quella che è la situazione in campionato, e cioè cominciamo a parlare davvero di calcio giocato, di questo campionato che comunque di emozioni continua a regalarcele e altro che se ce ne regala, e poi ovviamente, come detto, ci raggiungeranno nel corso della puntata proprio Paolo D'Ercole, il direttore sportivo del Notaresco, e anche Guido Di Fabio, l'allenatore del Castelnuovo. Ci fermiamo solo pochi minuti. Vaccino anti-Covid-19. Ora prenotare è più facile. Se rientri in una delle categorie abilitate, vai sul sito vaccinicovid.gov.it oppure chiama il numero verde 800 00 99 66. Puoi utilizzare anche uno dei tanti sportelli Postamat o chiedere al tuo portalettere. Potrai scegliere il giorno e l'ora in cui vaccinarti in uno dei 5 centri dell'ASL: Teramo, Atri, Colonnella, Giulianova e Montefino. Ora prenotare è più facile. Sanic, dispositivi medici e di protezione individuale per il contrasto e il contenimento del Covid-19. Vendita a titolare di partita IVA di termometro frontale a infrarossi no contact, saturimetro, pulsossimetro, guanti in nitrile, gel disinfettanti, mascherine chirurgiche oppure FFP2, scudo facciale e occhiale protettivo. Tutti i prodotti sono a norma e certificati CE. Sanic. Lo studio medico Medea di Teramo ti offre tutte le soluzioni di medicina e chirurgia estetica per viso e corpo. Trattamenti anti-aging, filler per i volumi del viso e delle labbra, Botox per il trattamento delle rughe e dell'eccessiva sudorazione, protocolli personalizzati per la cura dell'acne e dei suoi esiti cicatriziali, della cuperosi e delle macchie cutanee, peeling e innovativi prodotti biostimolanti per la cura dell'invecchiamento cutaneo e della caduta dei capelli. Presso lo studio medico Medea trovi anche efficaci soluzioni per il dimagrimento localizzato e la cellulite, smagliature, capillari ed altri inestetismi del corpo. Chiama il nostro numero verde e prenota la tua consulenza gratuita. Studio Medico Medea, 30 anni di esperienza per la tua bellezza.
Eccoci tornati, allora adesso cominciamo ad analizzare e a commentare quello che il campo ci ha detto in praticamente due turni di campionato, perché chiaramente abbiamo vissuto la giornata numero 28 con due gare rinviate, tra cui quella proprio del Castelnuovo, e poi un turno con i recuperi, o meglio un mercoledì con le gare di recupero, che comunque insomma ha presentato 5 gare recuperate, intanto portandosi un po' avanti con una storia infinita, never ending story, ci messaggiavamo con Antonio qualche giorno fa, una storia che sembra non finire mai, ma che comunque ha registrato almeno 5 gare recuperate, con alcuni verdetti e con alcune situazioni di classifica molto interessanti e anche molto, molto importanti, e allo stesso tempo insomma, ha creato anche le condizioni per il percorso di una nuova giornata di campionato su cui ci tufferemo tra poco. Ma ripartiamo allora, rifacciamolo questo passo indietro che facciamo comunque ogni venerdì, andando a rivedere quella che è stata intanto la situazione veloce dei risultati, ma anche poi la nuova classifica. I risultati sono stati diciamo questi, eccoli qua, con Gilberto Marinozzi, che voglio ringraziare, che insomma, mi piace farlo sempre all'inizio, poi me ne dimentico sempre, mannaggia a me, grazie a Gilberto Marinozzi, sempre puntuale, sempre presente. Questa è la 28ª giornata giocata domenica scorsa, con la vittoria della Vastese sul Notaresco e quindi la sconfitta del Notaresco, e dall'altra parte lo 0-0 tra Recanatese e Campobasso, che ha allungato la forbice tra Campobasso e Recanatese inizialmente a più 5, se non vado errato, no, era più 6 anzi alla fine di questa giornata, e adesso invece vediamo la classifica, oltre ovviamente a sottolineare la vittoria del Pineto sull'Olimpia Agnonese. Adesso è questa la situazione, sì, era più 6, poi Notaresco vince la gara di recupero con il Monte Giorgio, tra l'altro con la Vastese che invece è stata sconfitta dal Castelfidardo, e questa è la nuova situazione, con il Campobasso sempre in testa, con una gara da recuperare, 58-55, distanza tornata momentaneamente di 3 punti, e poi Cinzialba Longa con la Recanatese che completa la rincorsa nella zona playoff e ci torna prepotentemente, anche se vedete tra le squadre a 42 punti che sono Recanatese, Castelfidardo, Matese, ma anche il Castelnuovo di gare da recuperare ne ha 2. Poi il Pineto, che a piccoli passi insomma sta arrivando, di gare ne deve ancora recuperare 3, tra l'altro proprio con il Castelnuovo, e poi via via la parte destra della classifica sempre molto ingarbugliata, dove il Real Giornale ha fatto un passo in avanti molto importante, il Fiuggi però è ancora lontano, 6 punti per quello che riguarda insomma quella zona di classifica. Antonio, la prima analisi così con qualche minuto di ritardo in questa puntata, però insomma campionato e turno di recupero ci hanno detto ancora una volta qualcosa di importante su questa cosa. Sì, il turno di recupero ci ha detto che il Campobasso ha fatto una, chiamiamola una mini fuga, perché avendo vinto il Notaresco aveva perso 2-0 a Vasto, quindi si era portato a 6 punti di vantaggio, poi riportati a 3 con il turno di recupero, con il Monte Giorgio. Adesso però il Campobasso ha una partita da recuperare col Vasto Girardi, mi sembra, se non vado errato, che è un derby, non è molto facile come partita, ma se dovesse vincere si porta a 6 punti, che sulla carta sono 7 punti. Perché gli scontri diretti, non dimentichiamo che negli scontri diretti a pari punti tra Campobasso e San Nicolò è messo molto meglio il Campobasso, avendo vinto sia l'andata che al ritorno. Quindi si fa dura per il Notaresco, deve sperare che il Campobasso nel proseguo del campionato perda qualche punto, che potrebbe essere, come stavamo dicendo prima, col Vasto Girardi il recupero. Ha l'ultima partita, se non mi ricordo male, con il Pineto, mi sembra che debba giocare ancora a Pineto il Campobasso. Quindi è una...
ha dato secondo me una scossa importante questo turno, il turno passato ha dato una scossa importante al campionato. Per quanto riguarda le altre invece, come dicevi tu, la Recanatese si è tirata su, ma si sapeva con tutte le partite doveva recuperare. Il Pineto si sta tirando molto bene, Pomante sta facendo, lo vedemmo, ne parlavamo 2 settimane fa insieme a lui, sta ruotando bene, molto, molto bene i giocatori, e quindi sta uscendo fuori da quella situazione. Potenzialmente è aggrappato alla corsa dei playoff anche lui, perché ha ancora 3 partite da recuperare. Il Castelnuovo, vediamo con queste 2 partite che deve recuperare, quindi vediamo come si andrà a posizionare nella griglia, nell'ipotetica griglia di playoff. Per quanto riguarda il Giulianova, io l'ho detto sin dall'inizio, sono diverse settimane che lo dico, il Giulianova per tirarsi fuori da questa classifica deve guardare e puntare, io ho detto il Rieti, adesso anche l'Aprilia è lì, quindi deve fare la corsa sull'Aprilia e sul Rieti, cercando di fare i punti nelle 2 partite che deve recuperare e agganciare quel treno, perché come ripetevamo qui, ha ripetuto anche Federico la settimana scorsa, ad oggi non si sa quante squadre ancora retrocedono, se ci saranno i play-out, perché adesso il campionato è arrivato al 19 di giugno con l'ultima giornata, lasciando spazio fino al 30 giugno per i play-out, ma se ci dovessero essere altre sospensioni del campionato e dovesse essere rinviata altre giornate, andare verso la soglia del 30 di giugno, come sappiamo la Lega Nazionale Dilettanti ha dato uno stop il 30 di giugno ai campionati, c'è il rischio che play-off e play-out non vengano giocati se continuano qualche rinvio. Quindi il Giulianova secondo me deve fare la corsa sull'Aprile e su Rieti per tirarsi fuori questa situazione, non sapendo purtroppo ad oggi, 14 di maggio, di che morte deve morire, se ne retrocedono 3, se ne retrocedono 4, se si faranno i play-out, se non, non si sa. Infatti è proprio quello il nodo della situazione, così come dicevamo settimana scorsa. Mi sembra però che il Pineto abbia giocato col Campobasso, a memoria, sembra di ricordare. Sì, no, col Campobasso ha giocato. Col Campobasso sì, col Castelnuovo no. Col Castelnuovo, l'ultima giornata, il 16 giugno, sì, se sì. Non erro, giocheranno. Pineto e Campobasso. Pineto e Campobasso devono giocare. Sì, sì, devono giocare la partita. Quella era l'andata. Quella era l'andata. Quella era l'andata. Vabbè, io mi ricordo che il Campobasso. Il 16 giugno a Pineto. Tra l'altro, il Campobasso nelle ultime 4 non ha gare facili, perché va, se non erro, 3 volte in trasferta. Se non ero, va proprio a Pineto l'ultima, ma in precedenza il Giulianova fuori casa e anche il Rieti fuori casa, devono fare i punti. E credo che abbia anche il recupero col Vasto Girardi fuori casa. Sì, il 29 o il 26, anche quello è un recupero. Sì, che non è facile perché è un derby, chiamiamolo derby, perché sono 2 squadre, insomma, della stessa. Bello, perché cioè, si è sovrapposta l'andata col ritorno, ritorno. Sì. Mentre tu parlavi, la mia mente andava alla gara appena giocata, no? Sì, quella era l'andata. Tra Campobasso e Pineto, pensa. È il ritorno di una coppa, sembra. Che stagione stiamo raccontando e vivendo. Allora, Lorenzo, questa situazione che si era creata dopo il turno di domenica scorsa lasciava, insomma, il pensiero che tutto sommato ora il Campobasso, anche insomma al netto delle difficoltà che tu hai appena detto, però insomma il Campobasso adesso ce l'ha nelle proprie mani questo campionato, e la scossa, come avevamo detto, insomma, alla fine è stato il Pineto, no, a decidere suo malgrado quello che è successo, e ovviamente anche ha fatto storia questa sconfitta con la Vastese. Ma ti chiedo se questo è il momento decisivo del campionato, o se questo campionato può ancora raccontare altro per quello che riguarda proprio la vetta della classifica. Ma io credo saranno decisivi i recuperi, assolutamente, perché tolgono forza, tolgono spesso e volentieri anche l'atteggiamento giusto. Campobasso che è scivolato diverse volte proprio nel momento in cui doveva giocare questi recuperi infrasettimanali. Ricordo il 4-0 subito dal Tolentino, ricordo i 2 pareggi contro Vastese e Giulianova. Quindi il Notaresco secondo me deve essere bravo a rimanere in scia del Campobasso, poi di solito se il primo perde qualcosa dalle tasche viene raccolto dal secondo, non dal terzo. Quindi credo che il Notaresco deve necessariamente concentrarsi solo su se stesso, cercando di non dare ulteriori punti di vantaggio al Campobasso, ovviamente sperando in una piccola o grande battuta d'arresto della squadra di Cudini. Il campionato del Notaresco è questo, e secondo me sta rispettando quelli che erano i progetti iniziali della società e dello stesso mister. Lo abbiamo sempre detto durante l'estate, Campobasso, che già dall'anno scorso era partito con un progetto importante, con un progetto economico
diverso rispetto a quello del notaresco. I giocatori che compongono la rosa di Cudini lo stanno lì a dimostrare, anche se ovviamente nulla da dire sulla compagine teramana del notaresco, che di pari passo ha rintuzzato, ecco, le qualità dei molisani. Io credo che sia ancora tutto aperto, a prescindere dalla regular season, ma soprattutto per quelli che saranno i recuperi. Quelli sono, secondo me, decisivi. Da questo punto di vista, non so se sei d'accordo, Lorenzo, aver ritrovato subito la vittoria e comunque essersi ripreso 3 punti, almeno nel recupero, è stato fondamentale. Di questo il notaresco è stato capace più volte, cioè diciamo l'altra volta che, per esempio, dalle sconfitte contro il Campobasso, sia all'andata che al ritorno, piuttosto che ad altri momenti che potevano comunque fare molto male dal punto di vista della classifica, ma anche del morale, quindi di conseguenza sul percorso del campionato, la squadra di Epifani ha sempre saputo riallacciare subito il discorso con la vittoria, e questo comunque la tiene, almeno anche con una gara in meno ovviamente da recuperare, con il Campobasso che ne ha una da recuperare, però la tiene lì in scia alla squadra molisana. Ah, la medicina migliore è sempre la vittoria, questo in dubbio, anche perché credo che, ripeto, l'assillo di dover necessariamente vincere non è sulle spalle della formazione di Epifani, ma è su quella di Cudini, e forse, ecco, qui il notaresco può ottenere dei piccoli vantaggi. Quindi ha risposto sempre la formazione del presidente Di Giovanni, anche quando in tanti la davano ormai per spacciata, si è saputa rialzare dopo 2 capitomboli, addirittura con 2 derby persi in modo consecutivo. Io ho seguito la gara con il Monte Giorgio, forse non è stata una gara bellissima sotto l'aspetto tecnico, ma devo dire che la formazione di Falasca, che mercoledì era in panchina al posto di Epifani, ha saputo gestire i momenti e ha cambiato la partita nel momento in cui si stava facendo pericolosa, con Olcese lì davanti insieme a Dos Santos. Ha cambiato tatticamente la formazione, e poi da lì in poi il Monte Giorgio è vero che ha accorciato nei minuti finali, però poi non c'è stata più la veemenza che aveva avuto ad inizio ripresa, perché ad inizio ripresa devo dire che il Monte Giorgio aveva sfiorato più volte il vantaggio, soprattutto in un'azione di Pampano che ha messo un bel pallone al centro e poi il suo compagno di squadra, adesso non ricordo il nome, non è riuscito ad intervenire. Lupoli, credo, sì, Lupoli, l'attaccante del Monte Giorgio, non è riuscito ad arrivare sul pallone. Poi questo 1-2 è notaresco che ha vinto meritatamente. Credo, ecco, sotto l'aspetto mentale, che la squadra sia molto forte, considerando anche che da diverse giornate manca un giocatore come Banegas, che in queste categorie fa la differenza. Tra l'altro, Luigi, non so se lo posso dire, però c'è la risposta della società rossoblu al post ironico della Pastese. Ce l'hai tu, sì, certo che sì, assolutamente sì. È un papiro, ma se mi dai qualche minuto te lo vado a leggere, oppure lo giro a Gilberto. Poi arriveremo insomma a commentarlo anche con Paolo nell'ultima parte di trasmissione, sì, che c'è stato un cambio di scaletta proprio dovuto agli spostamenti che i nostri ospiti stanno attuando. Però ecco, viene rimarcata in sintesi la possibilità di mister Epifani di partecipare all'evento, nel senso, la prognosi è una cosa, la libertà di uscire da casa per assistere ad un evento come quello della gara di mercoledì è un'altra, insomma, quindi... E allora veramente daccela e poi la andremo a commentare anche con... Sì, guarda, la giro a Gilberto, ho girato a Gilberto anche il comunicato della Vastese sulla propria pagina Facebook, quindi sì, poi sì, così le mettiamo un po' a confronto, esatto, e cerchiamo di capirci qualcosa in più. Le mettiamo a confronto. Sì. Va bene, poi chiaramente ci andremo a commentarle per bene, così avremo veramente un finale di puntata bello scoperto. Guarda, posso, Luigi, scusa. Se lo vuoi leggere subito, sì, perché insomma... No, volevo parlare di altro, perché poi in settimana non mi è successo di ricordare
È un brutto evento accaduto 3 anni fa, non mi è capitato di citarlo pubblicamente, lo voglio fare qui con te anche perché so che tanti tifosi teramani e abruzzesi apprezzavano la figura di Mirko Mazzagatti che in questi giorni, 3 anni fa, purtroppo ci lasciava. Era un ricordo che volevo fare per i tanti appassionati di calcio, per questa figura che purtroppo prematuramente ci è stata portata via, quindi lo volevo dire in apertura, poi abbiamo parlato di poco di calcio ma piuttosto tanto di cronaca e non volevo così infangare il suo nome con questi fatti che sono avvenuti in settimana. Certo, lo ricordiamo davvero, davvero tutti, Mirko Mazzagatti, vero Antonio? Sì. Ci fa piacere davvero ricordarlo, anzi grazie insomma di averlo come dire, ricordato anche a noi ogni tanto insomma. Purtroppo certe date si tende a dimenticarle, sì, però è, insomma ecco. Intanto mi è stato. Ci sono i social che le ricordano, questo, l'utilità sì. Dei social è anche quello. E ogni tanto serve anche qualcosa. Davvero, anche a questo. Tanto la nota è arrivata anche a me, mi è stata appena girata, quindi insomma abbiamo materiale per fra virgolette insomma anche. Commentare quando avremo, non so se sei d'accordo Lorenzo, magari rimandiamo questo momento insieme a Paolo. È cronaca e mi sono permesso. No, hai fatto benissimo perché poi velocemente è arrivata anche a me la cosiddetta velina e quindi ce l'ho ancora io, poi ovviamente se ce l'abbiamo sullo schermo meglio ancora perché mi piace l'idea di farla leggere anche a chi ci sta guardando. Tornando al calcio, Antonio, si parlava prima dell'assenza di Banegas, però è importante intanto aver ritrovato un gol, e che gol da parte di uno insomma degli attaccanti che più serve in questo momento forse al Notaresco, parliamo di Dos Santos. No, sicuramente Dos Santos quest'anno ha fatto un po' più fatica rispetto agli altri anni, perché gli altri anni a questo punto del campionato già era in doppia cifra. Quest'anno ha sofferto un po' di più, forse il gioco del mister Epifani o forse anche la poca adattabilità che ha avuto negli schemi appunto della squadra, o a volte anche la sfortuna, perché ho visto che spesso e volentieri è arrivato a calciare al tiro, arrivava in porta anche con molta facilità, purtroppo però gli è sempre mancato quel qualcosina per metterla dentro. Adesso speriamo che con questo gol si sia sbloccato. Poi l'assenza di Banegas è importantissima, come diceva prima Lorenzo, è un giocatore che in queste categorie fa la differenza anche se gioca con una gamba sola. Stessa cosa dicansi per quanto riguarda il campo basso, l'assenza di Esposito domenica si è fatta molto sentire a Recanati, perché al di là che ha avuto un paio di palle gol, però anche la Recanatese è stata molto pericolosa e davanti non è stata così brillante, anzi l'assenza di Esposito ha costretto mister Cudini a cambiare modulo dal suo 4-3-3 o 4-2-3-1, è dovuto passare a un 3-5-2 spostando Vitali più in alto a fare la seconda punta, spostando Vitali scusa a sinistra a fare tutta fascia, che è un ruolo che poco si addice, che lui è molto più bravo nella fase avanzata che in fase difensiva, quindi sono dei giocatori che spostano gli equilibri. Come diceva Lorenzo prima, il Notaresco sta facendo il suo campionato, lo sta facendo bene. Io ribadisco, i 6 punti di vantaggio che ha oggi, poi ipotetici 6 punti perché adesso sono 3, se dovesse vincere il recupero e sono 6 punti di vantaggio, sono il frutto dei 2 scontri diretti. La partita persa all'andata e la partita persa al ritorno, perché più o meno il cammino del campo basso e del Notaresco si è quasi equivalso. L'unico difetto, l'unico lago della bilancia pende a favore del campo basso per i 2 scontri diretti. All'andata forse quell'espulsione dopo pochi minuti del giocatore del Notaresco ha leggermente inclinato la partita a favore del campo basso, quindi non meritava un passivo di 4-1 all'andata il Notaresco. Nella partita di ritorno un po' l'approccio della squadra nel primo tempo non all'altezza di quell'incontro da parte del Notaresco, il fatto che venisse il Notaresco anche da un periodo di Covid di alcuni giocatori e quindi era stata ferma, quindi si è ritrovata subito senza ritmo partita a trovare una squadra in palla che ti aggrediva, ha fatto forse la differenza, ma sono queste 2 partite che hanno fatto la differenza, perché il resto hanno fatto lo stesso percorso con, come diceva Lorenzo, budget leggermente diversi e con una squadra, il campo basso, che sono 2 anni che per 8/11 è la stessa squadra, rispetto al Notaresco che è cambiato molto. Parlando Luigi, un po' rimarcare anche un altro aspetto, possiamo dire tranquillamente che i derby del Notaresco sono diversi dai derby del campo basso, perché anche quello può fare la differenza. Gli eventi di Vasto forse lo stanno a dimostrare. Sì, questo è vero. E la forza insomma delle squadre
chiamate a giocarsi un derby in Abruzzo, insomma, no, come ha detto pure Lorenzo, la Vastese è già un segnale. L'altra è il Pineto, che perde 1-0 la domenica prima, giù a Campobasso. La domenica dopo gioca con il mercoledì gioca a Notaresco recupero e vince a Notare, cioè, quindi pesano un po' di più, anche di più. Se poi invece l'unica che è stata un po' più magnanima con tutte e due è stato il Castelnuovo, che ha vinto in casa con il Campobasso, poi ha perso in casa con Notaresco, quindi diciamo che ha distribuito meglio la cosa, sicuramente sì. Tra le altre, no, la Recanatese sembra quella più tornata più in forma, con la migliore serie positiva in atto, se non sbaglio 5 o 6 partite utili consecutive. Ve l'aspettavate, insomma, che la Recanatese, anche grazie un po' a quello che è il ritmo alle spalle delle battistrade, che è leggermente più lento, la Recanatese è tornata lì dentro, e se i playoff si giocano, perché adesso parliamo di questo, insomma, sembra la squadra con la qualità maggiore, ma anche con un entusiasmo, con uno sprint che ha ritrovato adesso. Ma assolutamente, allora, la Recanatese ha pagato le tante partite che ha dovuto fare in poche settimane dopo un mese e mezzo di inattività. Lì ha pagato sia l'allenatore Giampaolo, sostituito poi dal mister Pagliari, il quale anche lui ha avuto delle difficoltà iniziali perché la condizione della squadra non c'era. Adesso che ha trovato la condizione, si è un po' diradato il calendario perché non ha recuperi cadenzati uno come l'altro come aveva prima. Hanno sfoltito un po' la rosa perché arrivati a dicembre, con tutti i periodi che sono andati via alcuni giocatori importanti come Piccioni ex Teramo, come Pera, attaccante che fa la differenza in queste categorie. Però il mister era puntato su una squadra giovane, con giovani anche di qualità, qualche giocatore esperto è rimasto, tipo Sbaffo, parliamo di Sbaffo che è un signor giocatore, Aliguori davanti, ex Notaresco, ex Catania, quindi adesso è una squadra un po' più pimpante rispetto alle altre, e con il calendario diradato sta ritrovando la condizione migliore, la qualità c'è, quindi io me l'aspettavo che la Recanatese tornasse nella parte sinistra della classifica, come il Pineto mi aspettavo che tornasse, come ha fatto ultimamente, nella parte sinistra della classifica. Alla fine è vero, è un campionato strato, ma i valori delle squadre, quelle che hanno smantellato di meno, che hanno tenuto un'ossatura abbastanza buona, si vedono alla fine i valori delle squadre. Questa è la classifica che forse ci aspettavamo già dall'inizio del campionato tutti quanti, con Campobasso e Notaresco, Cinzia Albalonga, una delle più accreditate anche nel girone laziale, nel versante laziale, per vincere il campionato, la Recanatese, il Castelnuovo che se recupera le due partite si mette lì, il Pineto sta risalendo. Questa era forse all'inizio quello che ci prospettavamo tutti quanti. Con le sorprese Castelfidardo e Matese, no? che sono lì. Lorenzo, sulla Recanatese, ma anche sul Pineto di Marco Pomante, che insomma ci aveva detto 2 settimane fa quali erano le intenzioni, insomma, sta facendo il suo lentamente, ma sta tornando a essere, insomma, protagonista. Soprattutto si è scrollato anche una sorta di tabù olimpiagnonese che aveva un po' rappresentato, come dire, la buccia di banana, ne aveva parlato proprio qui da noi. Questa volta, insomma, è riuscito anche con qualche difficoltà, però a prendersi anche i 3 punti. Però, insomma, anche il Pineto lentamente sta tornando a essere una assoluta protagonista di questo campionato. Guarda, io lo dissi anche 2 settimane fa, ma lo dico spesso quando posso. Io sono innamorato del Castelfidardo per quello che dimostra, non avendo poi nomi altisonanti in rosa rispetto alle altre, ovviamente, alle prime della classe, ma col gioco, con la brillantezza e la velocità riesce a sopperire. Ma mi aspettavo la vittoria contro il Porto Sant'Elpidio, poi finita solo 0-0, ma si è rifatto subito mister Lauro, andando a vincere a Vasto. Però la Recanatese è piena zeppa di nomi, e quando Pagliari decise di mandare via Pera perché secondo lui non era adatto al suo gioco, i risultati, insomma, ora gli stanno dando ragione. Forse l'unico errore di mister Giampaolo è stato quello di puntare su quei giocatori forti, ma che venivano dalla questione Covid, quindi ha puntato su di loro anche con una forma fisica precaria, e da lì poi la discesa della Recanatese, che non è riuscita a rialzare la testa. Con l'arrivo di Pagliari, qualche settimana di incertezza, ma come diceva Antonio, il Covid, insomma, ti colpisce nel momento in cui lo becchi, ma poi ti lascia strascichi anche a seguire. Nel momento in cui ha messo a posto le cose, si è rimesso sui binari giusti, e credo che sia quella, secondo me, insieme a
Pineto, ormai Cinzia Albalonga credo che sia dentro. Secondo me tra le prime l'unica che non avrà possibilità di griglia playoff sarà il Matese, perché anche le dichiarazioni di Urbano dopo la gara persa a Pineto ci hanno fatto capire questo, una squadra che ha bisogno di un paio di punti per stare tranquilla, ma l'obiettivo sicuramente non è quello dei playoff. Poi c'è la Cenerentola Castelfidardo, staremo a vedere. Però ecco, ti ripeto, non mi aspettavo lo 0-0 in casa del Porto Sant'Elpidio da parte della formazione di Lauro. Queste saranno le squadre che si giocheranno la griglia playoff. Non so quale escludere attualmente. È vero, perché c'è grande incertezza e in effetti si fa fatica, insomma, a capire Sì. quale può essere l'evoluzione di questo gruppone dietro le battistrada. Dall'altra parte però, si parla di zona play-out o comunque insomma, di zona destra della classifica e di retrocessione o comunque di evitare la retrocessione, Bitetto disse 8 giorni fa proprio qui da noi giochiamo sempre per lo scoop, cioè per fare l'impresa. Impresa che in parte, o comunque in gran parte, il Giulianova sta facendo, perché anche in questo caso battere il Monte Giorgio non è stato semplice per il notaresco e non lo è stato nemmeno per il Giulianova 3 giorni prima. Assolutamente sì, io l'ho chiamato fattore Castrum domenica sera perché da quando la formazione di Bitetto ha È scelto, vero. anche per necessità ovviamente, perché le condizioni del Fadini, diciamolo tranquillamente, erano pessime, da quando il Castrum è diventato il campo principale delle partite casalinghe del Giulianova, questa squadra ha cambiato marcia con giocatori che ovviamente lì sopra il sintetico, fanno un altro tipo di gioco. Mi viene in mente Barlafante, ma lo stesso Paudice, che mettono in mostra tutta la loro qualità. Quindi credo che quella sia stata una scelta societaria importante, anche perché giocando senza pubblico il fattore Fadini andava un po' a scemare, e quel terreno di gioco ha messo in evidenza le qualità del Giulianova, ma devo dire che la scelta di Bitetto è stata una scelta azzeccata. Forse lui inizialmente ha fatto una scelta di cuore per il suo passato, venendo a dare una mano a Giulianova, ma è stata brava anche la società a prendere un allenatore con tantissima esperienza che conosceva l'ambiente, giocattolo che si stava forse rompendo tra la società e la tifoseria, e ora i risultati si cominciano a vedere. Secondo me il Giulianova, non so se grazie al regolamento che andrà a cambiare o a qualcos'altro, ma secondo me il Giulianova l'anno prossimo giocherà ancora in questo girone. Allora, questa è l'analisi del campionato, della classifica e di quelle che sono state le dinamiche, che i risultati Sì. del turno Ho 28 e dimenticato il poi. Pineto, Luigi, ma il Pineto è forte, punto. Il Pineto va ai Sì, playoff no, senza certo. colpo ferire, lo do per scontato. Allora, dobbiamo fermarci di nuovo per la pubblicità e aggiungiamo ospiti alla nostra puntata numero 30. A tra poco. Vaccino anti-Covid-19. Ora prenotare è più facile. Se rientri in una delle categorie abilitate, vai sul sito vaccinicovid.gov.it oppure chiama il numero verde 800 00 9966. Puoi utilizzare anche uno dei tanti sportelli Postamat o chiedere al tuo portalettere. Potrai scegliere il giorno e l'ora in cui vaccinarti in uno dei 5 centri dell'ASL: Teramo, Atri, Colonnella, Giulianova e Montefino. Ora prenotare è più facile. Thank you.
Nuovo Caffè nasce dall'esperienza tramandata dal vending ed è un marchio Trematic. Capsule, cialde biodegradabili e presto compostabili per tutti i sistemi con tre miscele. Gusti forti e decisi, extra e crema. Cavo Caffè ha nel proprio catalogo miscele in grani e macinato da 250 grammi. Sede legale Campovalano di Campri. Sede operativa a Teramo. Scale Picchio, telefono 0861 28 73 33. Sanic, dispositivi medici e di protezione individuale per il contrasto e il contenimento del Covid-19. Vendita a titolare di partita IVA di termometro frontale a infrarossi no contact, saturimetro, pulsossimetro, guanti in nitrile, gel disinfettanti, mascherine chirurgiche oppure FFP2, scudo facciale e occhiale protettivo. Tutti i prodotti sono a norma e certificati CE. Sanic. Ed eccoci tornati, questa è la terza parte del nostro appuntamento numero 30 con Zona Dilettanti. Vi dicevo, saremmo cresciuti man mano nel nostro parterre di ospiti in questa puntata. Saluto la presenza Zona Dilettanti, il ritorno anche se in remoto e sulla piattaforma Zoom di Guido Di Fabio, allenatore del Castelnuovo. Ciao Guido, ben rivisto e bentornato a Zona Dilettanti. Ciao, buonasera a tutti. Allora, come stai intanto? Tutto bene? Io sì, io sto bene. Sto bene. Perché ricordiamo, insomma, partiamo da qui. Voi siete stati almeno in quarantena, no? Come conseguenza, insomma, delle positività riscontrate nella tua squadra. Sì, lo siamo tuttora. Domani mattina facciamo il molecolare e abbiamo fatto quello che facciamo di solito il venerdì di prassi, due giorni prima della partita, e siamo risultati tutti negativi, però domani per la ASL faremo anche il molecolare per cercare di uscire da sta quarantena. Sì, che poi insomma per te, anche dovuto al fatto che insomma, non si sono combinati i recuperi che dovevi giocare, è una quarantena che dura da tantissimo a livello ovviamente di campo, no? Eh sì, perché noi dovevamo giocare appunto domenica e mercoledì e invece non abbiamo giocato, quindi in pratica sono tre, questa è la quarta settimana, quindi quattro settimane che non giochiamo. Un mese è davvero, davvero tantissimo. Intanto però diamo anche un ultimo aggiornamento, perché insomma dai tamponi di oggi non sono arrivati, diciamo, i risultati di nuove positività, e quindi la notizia, ovviamente la confermiamo qui e ce la confermerai anche tu, è che domenica prossima insomma il Castelnuovo torna in campo. Sì sì, noi domenica giocheremo con tante difficoltà, però perché poi
oltre alle positività dei cinque calciatori, abbiamo avuto qualche problema di infortunio, cioè abbiamo la squalifica di Terrenzio, quindi ci verrà a mancare un po' di gente, però non vediamo l'ora di tornare a giocare. Ragazzi, anche se in difficoltà, si sono allenati con grande entusiasmo, perché anche loro hanno tanta voglia di ricominciare, quindi sono convinto che nonostante tutto faremo delle buone cose. Ecco, come hai gestito questo periodo, insomma, piuttosto inusuale? Poi il Castelnuovo era arrivato a gran parte, no, della stagione senza accusare questo tipo di problemi, tu poi hai dovuto anche gestire, insomma, un momento così, figlio anche, o meglio, dopo anche una situazione del campo, forse quella più delicata, no, di questa stagione del Castelnuovo. Sì, perché in un primo momento sono risultati positivi, cioè veramente prima uno solo, Fidanza, poi si è aggiunto anche la settimana successiva di Rocco e Fagioli e poi ancora Olivieri e Porrini, quindi scaglionati venivamo dal periodo che dovevamo star fermi perché noi non avevamo recuperi, capito? Quindi però in pratica durante le settimane ogni volta veniva a mancare qualche giocatore. Non era facile perché poi magari tutto questo ti toglie anche un po' di concentrazione, sai che devi ricominciare, non sai se giochi o meno, quindi non è stato facile, però devo dire che i ragazzi sono stati bravi a tenere sempre alta la concentrazione, si sono sempre allenati con grande entusiasmo e niente, adesso non vediamo l'ora di ricominciare. Tanto abbiamo visto che si è aggiunto un altro ospite, no, vicino a te, Guido. Non mi lasci, Grazie. c'è mia moglie che lo sta a chiamare, ma non è niente, lo No, sta no, 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 ma dicendo. lascialo pure perché è veramente spettacolare proprio. Allora, ti lascio adesso ad un po' di domande di Antonio e poi di Lorenzo Valeriani che è qui con noi questa sera. Antonio. No, io il mister ho visto diverse partite giocate dal Castelnuovo e mi ha sempre dato un'ottima impressione sia a livello fisico che a livello tattico. L'unica, che non la prenda come una critica, mister, assolutamente, l'unica cosa che io ho sottolineato un paio di volte qui in trasmissione è che secondo il mio parere, con il tipo di gioco del mister Di Fabio, in alcune circostanze, quando la squadra aveva qualche difficoltà fisica, io ritenevo che avesse bisogno di un giocatore con delle caratteristiche che non ho visto nella rosa, un centrocampista, un po' rubapalloni, un po' un lottatore a centrocampo, che mi sembra che in rosa non ci sia con queste caratteristiche. Volevo chiedere al mister se è stata proprio una scelta iniziale di non puntare su un giocatore del genere, oppure pensava che un giocatore che lei è rosa poteva avere quelle caratteristiche e poi invece si è rilevate che non le abbia così a pieno. No, noi ce le abbiamo, abbiamo dei ragazzi fuori quota che hanno quelle caratteristiche lì, tipo Basilico, tipo Porrini. Questi sono giocatori che ce l'hanno, solo che poi magari durante l'arco del campionato hanno trovato poco spazio per infortuni, perché magari qualche altro fuori quota stava meglio, quindi anche perché abbiamo due centrocampisti esperti che sanno giocare a calcio, ma sanno anche difendere. Quindi questo ha fatto sì che magari l'assetto iniziale fosse molto più predisposto a giocare che a interrompere, perché poi anche se io chiedo un po' a tutti quanti i ragazzi di far bene tutte e due le fasi, sia quella offensiva che quella difensiva, devo dire che c'è un grosso lavoro, soprattutto da parte degli esterni, degli attaccanti, perché altrimenti con appunto con le caratteristiche con cui scendiamo in campo, se
se qualcuno non torna, non si mette a posto, le difficoltà aumenterebbero sicuramente di più. Lorenzo. Ciao mister, buon pomeriggio. Ciao, ciao Lorenzo. Ma la prima domanda, vabbè, tanto credo che a Vasto non siano collegati, se in questo mese hai pensato a qualche novità sotto l'aspetto tattico e in questi giorni soprattutto dove sei carente numericamente come rosa. Sono carente in difesa perché abbiamo 4 giocatori contati, quindi sto cercando di recuperare Andoie e Olivi che hanno avuto dei problemi fisici importanti e non so ancora se per domenica riesco a recuperarli almeno e portarli in panchina, quindi a livello difensivo c'ho poca gente. Per cambiare no, le situazioni tattiche no, perché noi giochiamo, a me piace giocare in quella maniera lì, è normale che se mi viene a mancare qualche giocatore che mi possa, non so, un Emili che mi fa benissimo quel ruolo dietro all'attaccante o sopra o davanti ai centrocampisti, ci penso perché lui lo fa talmente bene che magari non ho qualcun altro di quelle caratteristiche, allora in quel caso potrei anche cambiare qualcosa, però no, a livello proprio tattico non cambierò niente. L'unica cosa che magari cominciano a star bene fisicamente questi ragazzi che sono arrivati dall'eccellenza, i vari Cellucci, i vari Santi Rocco, Gardini, cominciano a star meglio, quindi posso scegliere lì davanti chi far giocare. Mi stanno mettendo in difficoltà perché si stanno allenando bene tutti e tre. Mister, l'ultima per me, durante la cena dell'anno scorso quando avete festeggiato la promozione mi parlasti di un giocatore che da qui a qualche anno avrebbe avuto sicuramente la chance di giocare tra i professionisti, e parlo proprio di Emili. È sempre convinto? Sì, io penso che è un giocatore che abbia delle caratteristiche importanti, perché oltre alle qualità tecniche è un giocatore che ti fa bene la fase difensiva, è un giocatore che ti fa gol, è un giocatore che ti mette sempre la palla per far gol, quindi magari è come magari Decidio, no? Sono ragazzi secondo me che hanno delle grandissime qualità. Forse non lo sanno neanche loro di averle, quindi quello che gli dico sempre io è sempre con una grande modestia di credere di più nelle proprie capacità, di avere più consapevolezza, perché per me sono dei buonissimi giocatori. Forse Emili mister è anche più maturo rispetto all'età che ha, rispetto a quello che ha visto in passato. Sì, lui sta crescendo molto sotto quell'aspetto lì della maturità e della consapevolezza, quindi io mi auguro di tenerlo con me egoisticamente, però se viene qualche richiesta importante per i miei giocatori sarei il primo ad essere contento. E se no andate insieme mister, non è difficile. Questo difficilmente capiterà. Allora Guido, io voglio fare un piccolo passo indietro, no? Perché insomma, io ricordo la tua frase su cui noi poi abbiamo molto spesso costruito anche una sorta di, come dire, di siparietto simpatico, no? Quando dicevamo ai tuoi giocatori non guardare la classifica perché Di Fabio poi insomma si incazza. Volevo chiederti, quella classifica a un certo punto è del campionato è stata veramente incredibilmente bella, no? Con la testa della classifica e con un percorso davvero sopra ogni tipo di aspettativa. Poi qualcosa insomma si è un po' fermato, cioè si è un po' rallentato. Ecco, ti sei data una spiegazione? Perché insomma, per un po' di gare in effetti era solo il risultato quello che era mancato,
ma questo inevitabilmente, insomma, un po' di rallentamento alla tua squadra lo ha dato, e so, e infatti non ti chiedo, che comunque tu sei soddisfattissimo di questa stagione, perché so, insomma, come lavori e il tipo di pensiero che hai in merito alle squadre che alleni. Ma che cosa è successo? Ti sei data una spiegazione, insomma, anche adesso a freddo, a distanza di un po' di giorni? Sì, guarda, me la son data, perché inevitabilmente, no, non è che pensiamo che sia il caso a far succedere le cose, no? Quindi cerchiamo sempre di darci delle spiegazioni, di capire, no, cosa abbiamo sbagliato, cosa abbiamo fatto di diverso, no? La cosa, secondo me, proprio più importante è il fatto che forse abbiamo cominciato a vedere la classifica. Ah. E questo, secondo me, non ci ha fatto bene inconsciamente, perché io ai miei ragazzi non devo rimproverare niente, nel senso che si sono sempre allenati con grande cattiveria, con grande determinazione. Il problema è che magari ci siamo forse veramente creduti bravi, e questo, no, ci ha un po' rallentato. Poi ci sono state delle partite dove veramente io non credo mai nella fortuna o sfortuna, però è cominciato tutto, no, con la partita che abbiamo fatto in casa col Castelfidardo, che vinciamo 2-0. Abbiamo perso 3-2, ancora non mi riesco a capacitare come, perché secondo me abbiamo fatto forse la più bella partita dell'anno. Da lì poi le partite successive ci ha girato male, no? Noi siamo una squadra molto giovane, quindi poi quando ti viene a mancare qualche giocatore di esperienza sicuramente lo paghi, diciamo che tutta una serie di cose che hanno fatto sì che non facessimo un risultato, perché poi le prestazioni ci sono sempre state, anche a Campobasso dove abbiamo perso 4-0, dove a Notaresco dove abbiamo perso 3-0. Sono periodi che capitano e che dobbiamo saper superare, no? Quando proprio poi l'ultima partita che abbiamo disputato sembrava che il trend fosse ancora quello, perché perdevamo 3-0 in casa, sì. Questa squadra ha dimostrato di valere veramente, quello che vale, perché non ha mollato e ha cercato in tutti i modi di recuperare una partita che sembrava persa, e invece l'hanno pareggiata. Addirittura, se sarebbe durato qualche minuto in più, penso che l'avremmo anche. Allora, l'ultima di Antonio, poi ci fermiamo nuovamente, perché sta per aggiungersi anche Paolo Derco nella nostra trasmissione. Antonio. No, io più che una domanda era sulle riflessioni che faceva appunto il mister adesso, parlando anche, ci sono dei periodi del campionato dove ci sono un po' di sfortuna, un po' di altri componenti. Io dissi qua, infatti, 2 settimane fa, che era coincisa purtroppo quel trittico di partite che c'era stato, la sconfitta a Castelfidardo, poi Campobasso, poi Notaresco, era dovuto anche al fatto, come è successo a Castelfidardo, avevano perso Loviso, un giocatore d'esperienza in mezzo al campo, e quindi per 2 partite è venuto meno una guida in mezzo al campo, più c'era stato poi l'infortunio di qualche giocatore, non dimentichiamo Degidio, che era in buona condizione, ha avuto un infortunio, è stato 15 giorni fermo, poi è rientrato e ha dovuto riprendere un po' la condizione. Sono giocatori questi che spostano gli equilibri, come stavano giocando in quel momento. In più ci può stare anche in un'annata un leggero calo fisico. Non dimentichiamo che per me le squadre di Fabio sono squadre che, giocando sempre a 2000, perché giocano molto, sono molto bravi e molto veloci nelle ripartenze, ma contemporaneamente, come diceva il mister prima, sono molto bravi e veloci anche a tornare indietro per dare la copertura. Se non una squadra non sta al top, non sta bene fisicamente, a volte va in sofferenza. Quindi volevo soltanto aggiungere questo a quello che aveva detto, la mia impressione a quello che aveva detto il mister Bucanzi. Mi trovo d'accordo. Perfetto, lapidario, e come dire, no?
Assolutamente sì. Allora facciamo così. Quindi la tua domanda era talmente difficile che il cane è scappato via, non so se l'hai visto. È addormentato, ecco qua. Eccolo lì, eccolo lì. Ho tre domande complicate, il cane va via, giustamente. Eccolo lì. E vabbè, ma insomma io devo fare anche questa. Fai bene, fai bene. Questa parte qua. Allora, facciamo così, prepariamoci per il gran finale, perché adesso tra qualche minuto saremo al gran completo in questo nostro appuntamento con Zona Dilettanti. Sta per arrivare Paolo D'Ercole, che so già collegato con noi. Noi però ci prendiamo ancora qualche minuto di pausa per la pubblicità, tra poco. App Ultrapack, il parco giochi più grande della città. Nel centro di Teramo, oltre 1000 metri quadrati di puro divertimento. Area baby 0-3 anni, playground su due livelli, trampolino elastico, torre elastica, mega scivolo gonfiabile, area costruzioni. Vieni a scoprire i nostri servizi. Tickets pomeridiani da 0 a 12 anni. Baby parking per bambini dai 3 ai 10 anni. Dopo scuola dai 5 ai 10 anni. Feste di compleanno personalizzate ed esclusive anche a domicilio, bar e angolo ristoro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci. Siamo aperti dal martedì alla domenica. App Ultrapack, via Lungofiume Vezzola 1 a Teramo. Telefono 0861 21 09 33 oppure 393 76 67 667. Bentornati, allora viviamolo questo gran finale di trasmissione, anche se insomma manca ancora un po' e abbiamo davvero degli argomenti su cui ancora fare il nostro momento di approfondimento. È collegato con noi e do ancora una volta il bentornato e benvenuto
a Zona Dilettanti, al direttore sportivo del Notaresco Paolo D'Ercole. Paolo, intanto buonasera, grazie. Buonasera, scusate per il ritardo, ma l'autostrada oggi era un po' imballata. No, ma ci mancherebbe. Buonasera a te. Buonasera. Grazie di, come dire, di aver anche messo impegno, no, nell'essere presente qui con noi, perché so che poco tempo fa eri in autostrada su una fila piuttosto pesante. Allora Paolo, io prima di partire, e tra poco insomma ovviamente parleremo un po' tutti di questa vicenda e non solo, ti faccio salutare Guido, che è collegato con noi, Guido Di Fabio. Buonasera mister, buonasera. Buonasera Antonio e buonasera Lorenzo. Confermo la sera in autostrada. Grazie mister, grazie. E allora Paolo, dobbiamo necessariamente partire dall'attualità. Noi ne abbiamo parlato ad inizio trasmissione, ovviamente attenendoci a quello che è stato oggi il percorso di informazione sulla vicenda Vastese Notaresco, che è iniziata con una nota della Vastese. Se Gilberto ce l'ha, ecco qua, la leggiamo insieme, sperando di riuscire a leggerla io con la mia vista supersonica. Con estremo piacere la Vastese Calcio, si legge, e questa è la pagina della Vastese, apprende la fulminea guarigione del mister Massimo Epifani, presente al campo a Notaresco mercoledì per la partita infrasettimanale con il Monte Giorgio, e ovviamente c'è la foto del mister, nonostante 15 giorni di prognosi dopo l'episodio di 3 giorni prima a Vasto. La società del patron Franco Bolami e anche la città, più volte chiamata in causa per l'accaduto, gli danno il bentornato e augurano all'allenatore e alla squadra, nonostante la, e dobbiamo cliccare lì sopra altrimenti non riusciamo a leggere, grazie ancora a Gilberto, abbiamo detto dunque chiamata in causa per l'accaduto, gli danno il bentornato e augurano all'allenatore e alla squadra, nonostante la sconfitta all'Aragona che ha generato un certo nervosismo nell'ambiente, di poter raggiungere i propri obiettivi. E poi c'è la foto di mister Epifani presente in tribuna, o meglio presente durante la gara di Notaresco Monte Giorgio. Notaresco che ha replicato, eccolo qua, pagina Facebook ma anche nota stampa che abbiamo anche noi, insomma, dice: la società Notaresco esprime profonda amarezza e incredulità dopo aver letto il post sarcastico comparso sulla pagina Facebook della società Vastese. Del tutto fuori luogo l'ironia messa in campo vista la gravità dell'episodio avvenuto nella post gara del match dell'Aragona di domenica 16 maggio ultimo scorso. Al mister Massimo Epifani, dimesso dall'ospedale con 15 giorni di prognosi e ancora sottoposto alle necessarie cure, non è preclusa la possibilità di partecipare da semplice spettatore alla gara della sua squadra. Per la società del presidente Salvatore Di Giovanni, l'assenza del mister in un momento così delicato e decisivo della stagione rappresenta un grave danno per il proseguo della propria attività sportiva ed agonistica. Ci si aspettava dalla società Vastese Calcio un diverso attestato di vicinanza e di solidarietà. E poi il sodalizio rossoblu ribadisce di non aver mai chiamato in causa la città di Vasto e anzi sempre ribadito con forza che la piazza, i cittadini, gli sportivi aragonesi non meritano di finire agli onori della cronaca per un episodio così increscioso. Episodi di questo tipo andrebbero solo stigmatizzati per il bene dello sport. Paolo, si è aggiunta un'altra giornata che forse noi abbiamo detto, insomma, si poteva evitare, perché insomma l'episodio era chiuso ovviamente con le decisioni del giudice sportivo e di tutto quello che poi ne è conseguito. Oggi invece insomma abbiamo assistito a questa coda. Guarda, io sono, oltre che deluso da quello che ho potuto leggere oggi dal comunicato della Vastese, sono estremamente, queste cose estremamente mi fanno veramente arrabbiare, perché io penso che sia imbarazzante quello che sia stato detto quest'oggi, che è scritto soprattutto, e soprattutto scritto dopo un referto arbitrale che non c'è fuga ogni dubbio da quello che era successo e che era già stato comunicato alle forze dell'ordine e quant'altro. C'è un comunicato ufficiale della LND con un referto arbitrale che parla di un pugno al volto, oltre tante altre cose, e ad oggi praticamente il nostro allenatore, perché dopo io
penso che quello che è scritto il comunicato perfetto la nostra società, c'è poco da aggiungere, penso. Però io vorrei raccontare forse qualche aneddoto che va oltre questo, che sono degli aneddoti calcistici, sportivi e tra due società. Io sono stato con il mister fino a mezzanotte in ospedale a Vasto. Il mister è voluto uscire contro la volontà dell'ospedale di Vasto, perché avevano visto alcune cose. Lui è voluto uscire perché voleva tornare a casa sua e tranquillizzare i suoi figli, perché forse non ci rendiamo conto che qui stiamo parlando di un padre di famiglia che ha dovuto ricevere telefonate da parte di suo figlio, di sua figlia, di sua moglie, dei suoi amici, dei suoi cari, che avevano paura per quello che era successo. Se per questo l'ospedale gli ha anche detto che se fosse stato preso forse qualche centimetro sopra, stiamo parlando di altro. Forse se parlavamo di altro, adesso forse qualcuno poteva anche accettare questa eventuale grandissima ammenda che ha avuto dall'LND, che ritengo vergognosa anche lì, perché non c'è stato nessun segnale da parte della federazione. E questo è il mio pensiero, sono un tesserato, quindi mi assumo le mie responsabilità, non c'è problema. Perché queste cose sono cose che nel calcio, ma non soltanto nel calcio, nello sport, non devono minimamente esistere. Noi da Vastese Calcio non abbiamo offeso nessuno, neanche a fine partita, a parte qualche parola dopo che ti vede l'allenatore per terra, che prende anche le parole, che si era buttato. E alla città di Vasto non siamo mai permessi, e leggete qualsiasi comunicato nostro, a offenderlo, a offendere la società e la città di Vasto. La società vastese fa parte della città di Vasto, come la società Notaresco Calcio fa parte di Notaresco, del comune di Teramo. Se adesso succede qualcosa a Notaresco, non significa che tutti gli abitanti di Notaresco sono dei delinquenti, o tutti i dirigenti del Notaresco sono dei delinquenti, o che la città di Teramo sono tutti delinquenti, eccetera eccetera, poi mi dilungherei fino a New York. Ma qui stiamo parlando di una cosa gravissima, non grave, gravissima. E prendere in giro un allenatore dopo quello che è successo è vergognoso, soltanto quello. Io posso soltanto dire che è vergognoso che sia successa una cosa del genere. Io personalmente mi aspettavo, bastava una sola parola, forse è difficile dirla, ma per tante persone è difficile dirla, ossia scusate, perché io ho sentito parlare di sangue non visto, ho sentito parlare di punti non visti, ammaccature, ma non, cioè, secondo me stiamo veramente uscendo fuori dalla logica, come quello che è successo oggi, non so se ne avete parlato, a mister Di Mascio, sì, che è una cosa altrettanto vergognosa. Queste cose non dovrebbero succedere proprio in nessun posto del mondo, ma sappiamo che succede. Ma poi prendere in giro un allenatore che è venuto a vedere la partita perché la società gliel'ha chiesto, perché i giocatori gliel'hanno chiesto di venire, il mister ad oggi non riesce a malapena a parlare, ma non perché non sta morendo, quindi se qualcuno vuole ironizzare pure su questo, ringraziando di Dio non sta morendo, è in salute, è molto scosso, e io a fine serata, a mezzanotte l'ho accompagnato a casa, insieme a altri colleghi che ringrazio, Stefano Fedele e suo fratello che ci hanno aspettato per accompagnarci a casa. Io la prima domanda che gli feci, visto che lo vedevo come un cane bastonato e infreddolito e bagnato, gli ho chiesto: che cosa vuoi fare? E l'ho guardato e gli ho detto: non ci pensare nemmeno, non gli ho manco fatto rispondere, perché la sua prima reazione poteva essere soltanto di dire: ma chi me lo fa fare? Cioè, ringraziando di Dio, il mister non c'ha, se vogliamo parlare di questo, non c'ha neanche l'assicurazione, quindi non è che aveva bisogno o ha bisogno, ringraziando di Dio, non ha bisogno di qualche migliaio di euro di assicurazione, per sua fortuna, per fare qualcosa. Qui nessuno sta parlando né di soldi, né di assicurazioni, né di nient'altro. Qui su una cosa gravissima si sta infangando il nome di un essere umano ed è imbarazzante. Io non so quello che pensate voi, questo è quello che penso io, e penso che molte persone dovrebbero pensare questo se vogliamo che questo mondo cambi. Se invece tutti quanti facciamo finta di niente, tanto non è morto, allora aspettiamo che qualcuno muoia e poi facciamo una trasmissione sulla morte e sul funerale di qualcuno. Però non scherziamo su queste cose, perché è diventato veramente ridicolo. Noi non abbiamo fatto più nulla, non abbiamo fatto post, non abbiamo scritto nulla, non abbiamo
chiamato nessuno, non abbiamo fatto nulla e ci ritroviamo oggi, a distanza di 5 giorni, con una foto di qualche investigatore privato mandato al campo a vedere che l'allenatore sta a vedere la partita. E qual è il problema che l'allenatore sta vedendo la partita? Perché ho visto tanti post di tifosi o non nel sito della Vastese che hanno commentato anche questa cosa qui, forse sono tutti quanti medici, saranno tutti quanti, però vorrei ricordare a tutti che qui non c'è un impedimento fisico, ok? Qui gli è stato chiesto anche dal neurologo, se per questo, per onor di cronaca, di uscire, di prendere aria e di stare a contatto, perché ovviamente una persona che viene colpita indegnamente dalle spalle alle spalle, in quella maniera, senza motivo, perché abbiamo anche perso, perché lì ho anche sentito ironicamente che noi ci siamo presi perché abbiamo perso, a fine partita non c'è stato neanche una parola, minimamente, e sì, forse siamo arrabbiati perché abbiamo perso, però noi siamo arrabbiati perché noi ce lo stiamo giocando il campionato, e sono 2 anni che ce lo stiamo giocando il campionato, quindi a noi questo fa soltanto che onore, forse a qualcun altro darà fastidio, a noi no, a noi non ci dà nessun fastidio, quindi siamo arrabbiati, ma nessuno si è presa con la sua Vastese, perché abbiamo fatto i complimenti sulla Vastese per la partita, quella partita fatta, noi abbiamo perso, onore alle armi, non c'è nessun problema, onore ai vincitori, come lo sarà a fine campionato, lo vincerà a Campobasso, saranno più contenti tutti quanti, non fa niente, lo dico dall'anno scorso, non fa niente, però noi il campionato ce lo stiamo giocando, forse qualcuno è più contento a fare campionati sereni in metà classifica, mi fa piacere per loro, a noi no, noi ce lo vogliamo giocare. Io personalmente mi arrabbio se non me lo gioco il campionato, e ma voglio giocare, ma non facciamo a botte se perdiamo una partita, questo è poco ma sicuro, non discutono fra i giocatori, si dicono le parole, non c'è problema, fa parte del gioco, fa parte della vita, da lì alle mani ci passa un abisso, non un mare, ci passa un abisso da quello alle mani, sicuramente. Parliamo, diciamo le cose come stanno, non ci nascondiamo un dito per fare falsa demagogia o democrazia che non serve a nulla. Allora, brevemente Antonio, poi anche Lorenzo Valeriano. No, io già ho espresso il mio pensiero all'inizio della trasmissione, che ho detto che era da stigmatizzare tutta la condotta posta in essere sul comunicato che è stato fatto oggi alla Vastese, l'ho trovato fuori luogo e ho già ribadito che c'è stato già un giudice sportivo che ha preso una decisione sul referto di un arbitro, quindi non si sta parlando più se c'è stato o non c'è stato il pugno, se non c'è stato quello, sono comportamenti che in un campo di calcio non devono assolutamente accadere. E una volta accaduti, la società, io mi sarei aspettato, l'ho detto all'inizio della trasmissione, che la società Vastese avesse preso le distanze da questa persona, in quanto la società Vastese è anche, c'è la responsabilità oggettiva, abbiamo detto, dei suoi tesserati o di persone che stanno all'interno del terreno di gioco, avrebbe dovuto prendere le distanze, invece così sembra quasi con questo comunicato che si giustifichi una condotta posta in essere in un terreno di gioco, quindi si dà per scontato che un cazzotto si può dare, perché tanto alla fine quello non si è fatto niente e quindi di conseguenza... Antonio, 2.500 euro di multa e una giornata di squalifica al campo danno onore a una cosa del genere, quindi significa che io vado in qualsiasi campo, prendo a pugni un tesserato o chi che sia, 2.500 di multa, questo è il massimo che una federazione riesce a fare? No, su questo possiamo aprire un dibattito. Su questo possiamo aprire un dibattito. Io stigmatizzo proprio la condotta della società in relazione anche a quello che ha fatto il comunicato di oggi, che l'ho trovato veramente deprecabile. Perché è una cosa... No, io assolutamente voglio puntare l'attenzione su alcune parole, cioè non scherziamo con queste cose. Io direi veramente che su questo possiamo dirlo, cioè non è il caso davvero ironizzare 5 giorni dopo su una cosa di questo genere. Che insomma, quello, non se ne sentiva il bisogno, insomma, di questa appendice di questa ironia legata proprio al momento della presenza del mister a vedere la partita, che insomma, mi sembra piuttosto, come dire. Poi è chiaro che sull'esito e sulle decisioni del giudice sportivo è vero che potremmo insomma, aprire un'altra trasmissione e stare qui a discuterne per un bel po'. Lorenzo. Io su questo non so se ci sono dei parametri da valutare prima di combinare una squalifica, una sanzione, e quindi vabbè, ovviamente mi affido agli esperti, ma in questo caso se Paolo Tercole
No, ci sono i parametri, questa... Lorenzo, ci sono. Ho detto che se vogliamo cambiare questo mondo, possiamo pure... I parametri qui si cambiano ogni giorno, le leggi o dicevo appunto questo, cioè, non conoscendo i parametri, i paletti, piuttosto che le soglie relative alle squalifiche, io non riesco a giudicare se la somma economica delle giornate sia consona rispetto a quello che è accaduto. Lorenzo, a me non interessa, perché io speravo che la Vastese non gli facessero pure nulla. Io non c'ho niente né contro la Vastese né contro i Vastesi, a me non interessa nulla. Questo adesso perché è capitato a noi. Se l'avessi visto di un'altra società, come le ho letti di altre società, questo è, o la federazione, per far sì che queste cose non accadano più, fa delle cose forti, bene, perché se questo è il risultato finale dopo queste cose che succedono, allora lo possono fare tutti, ragazzi miei, perché se una società che spende 1 milione di euro per gestire una stagione, ma che fa se gli fanno una multa di 2.500 euro che poi viene presa da parte dalla fideiussione, gli crea disagio? Questo è il problema? A me non interessa della Vastese, a me interessa il gesto, che l'avesse fatto la Vastese, come avesse fatto Notaresco, che l'avesse fatto qualsiasi altro, non nomino nessuno perché non vorrei che poi ci fossero i post sciocchi sui nomi. Qui è il gesto, la federazione non lo ha fatto, ma oltre a questo, e noi ci siamo fermati, non abbiamo detto, certo, questo è il mio pensiero, che non è legge, non è Vangelo, è il mio pensiero, poi ognuno fa quello che pensa, ciò che vuole, fa e pensa ciò che vuole. Oggi è stato fatto un comunicato per prendere in giro un allenatore che ha rischiato, o che ha rischiato anche di voler smettere di fare questo nella vita, perché è andato a vedere la partita. Ma stiamo scherzando? Dopo un referto dove sta scritto che ha preso un cazzotto, ha scritto l'arbitro, non l'ho scritto Paolo D'Ercole, l'ha scritto l'arbitro, neanche lì va bene, quindi verrà denunciato anche l'arbitro per calunnia, per false dichiarazioni. Se vogliamo, ragazzi, io vabbè, sarò preso in parte, ma se mi fate la domanda per una settimana, mi chiedete quello che è successo a Di Mascio, mi chiedete quello che succede a Pinco Pallino, a Taranto o a Milano, vi dico la stessa cosa, non cambierebbe nulla. Certo. Però se si fa sempre finta di niente, allora continuiamo a far finta di niente, quando succederà qualcosa di più grave c'è chi lo piangerà. Allora Guido Di Fabio, io proprio Lorenzo se ti ho interrotto, scusa. No, tanto avevamo comunque il dato oggettivo, però era quello che volevo evidenziare all'inizio, che nessuna prognosi o nessuna legge precludeva a mister Epifani di uscire di casa per assistere non solo alla partita di calcio, di mangiare una pizza con la moglie piuttosto che andare a ballare con le figlie, insomma, ecco, quello volevo dire. Non c'è reato nell'essere usciti, non è sinonimo di fatto non avvenuto o fatto non accaduto. La prognosi c'è. Anche io sono stato tamponato da ragazzo, avevo il collare, ma sono andato ugualmente a scuola perché potevo andare a scuola. Cioè, io con un crociato rotto lavoravo nel Pescara, sono andato a lavorare. Esatto. Però infatti ho specificato, l'attività lavorativa è sospesa per 15 giorni, l'attività privata rimane in essere. Ma la prognosi non è di certo il ricovero, piuttosto che insomma lo stare fermo quando si parla di prognosi. L'ironia, io Paolo, scusa, ho detto tocchiamola meno, perché più si tocca più puzza. È vero. Sì, assolutamente sì. Però era inevitabile. Guido, io insomma, tu che di calcio insomma, ne hai masticato un po', che idea ti sei fatto di tutta questa vicenda? Noi l'abbiamo definita più volte comunque una brutta pagina, una cosa di cui insomma tante cose sono successe in questa stagione, di questa veramente ne avremmo fatto a meno. Indubbiamente che sia una brutta pagina, non è che lo devo dire io, perché poi la cosa che dispiace tra l'altro è anche il fatto che non deve avvenire a prescindere, però che sia avvenuta anche tra due società abruzzesi, quindi da condannare sotto tutti gli aspetti. Io sono un allenatore, mi metto nei panni del mister, non so cosa avrei fatto io, come avrei reagito. Io penso che dovevo stare, cioè, perché poi la cosa che noi dal di fuori, da una parte hanno fatto delle dichiarazioni, dall'altra hanno fatte altre, non sapevamo nemmeno dove fosse la verità. Poi c'è stato
il giudizio appunto della giustizia che ha confermato che il ministro ha preso un cazzotto in testa. Io quindi penserei più, come ha detto il direttore, no, a cercare di scusarmi per quello che è avvenuto piuttosto che ironizzare su delle situazioni che non hanno senso. Poi che vogliamo, che il mister stia in ospedale o a letto a casa sua, se sta bene, se si sente riuscire, come fa? Cioè, io magari anche morto sarei andato pure in panchina, per dirti, no? Perché anche nelle condizioni che sono, però è da condannare solo ed esclusivamente il gesto. Detto, quello che mi interessa soprattutto è che lui stia bene, che tutto quello che è successo non porti delle conseguenze. Immagino come stia, no? Con la rabbia, no? Perché capita a me, non so cosa avrei fatto, io avrei fatto un macello, capito? Una situazione del genere. Sono solamente quello che dico, e che sono solamente atti da condannare. Io li ho vissuti anche da calciatore, certe situazioni non esistono, siamo nel 2021, episodi di questo genere non devono assolutamente accadere, ma anche soprattutto perché non sono da buon esempio per tanti giovani che iniziano a giocare. Immagino il nostro campionato, ci sono tantissimi fuori quota, e vedere, secondo me, i gesti di questo genere non fanno altro che destabilizzare un po' tutto l'ambiente. Assolutamente sì. Parliamo di calcio, facciamo così. Paolo, avete comunque reagito subito, no? Dicevamo prima in puntata, quei tre punti col Montegiorgio sono l'ennesima, come dire, l'ennesima conferma che poi Notaresco ha saputo sempre rialzarsi anche dopo sconfitte pesanti, perché insomma quella di Vasto, a prescindere dall'episodio di cui insomma abbiamo parlato, e dal brutto episodio di cui abbiamo parlato nel dopogara, è stata comunque una brutta sconfitta. Ma il Notaresco si è rialzato subito, e battere il Montegiorgio anche dal punto di vista psicologico non era semplice, e voi ci siete riusciti ancora una volta. Guarda, di questo devo ringraziare, come sempre, ragazzi, il mister Di Fabio sa benissimo, alla fine noi siamo lì fuori, il mister come Epifani, come altri, si lavora tutti i giorni sul campo per ottenere il massimo risultato. Poi alla fine gli attori protagonisti sono sempre loro. C'è stato un primo tempo molto contratto, abbiamo giocato contro una squadra che gioca molto bene al calcio, e abbiamo affrontato lo stesso mister sera andata, che l'anno scorso porto San Delpidio, e ci ha messo in difficoltà sempre, ma tutte le squadre sono forti in quest'anno. Prima state parlando del Castelnuovo, che non ci se l'aspettava. Io ho sempre detto all'inizio che mi sarei aspettato, conoscendo il mister Di Fabio, che ho avuto la fortuna sfortuna di giocarci contro quando ho iniziato a fare il direttore all'Angolana, che era Martin Sicuro, ed era la squadra che mostrava il miglior calcio in assoluto. Mi dispiace pure che non vinse quel campionato in maniera, non lo so cosa è successo. Se non sbaglio, a Morro d'Oro, vero mister? Sì, 0-0. Sì, noi pareggiamo a Morro d'Oro. 0-0 a Morro d'Oro, fecero. Ci fu una partita bellissima, mi ricordo, Martin Sicuro con l'ambulanza. In casa con... Sì, mi ricordo bene, è una squadra che giocava benissimo, tra l'altro in attacco aveva pure Maio. Quindi una squadra che mi ricordo bene e mi rimase estremamente impressa. E poi gli attori protagonisti, ripeto, sono i ragazzi. Primo tempo abbiamo sofferto, secondo tempo abbiamo reagito, e poi dopo il vantaggio ci siamo un po' sciolti, perché dopo due sconfitte non è facile, perché quando sei lì sopra e sai che non puoi mai sbagliare, non è semplice. Noi siamo passati da essere fenomeni a essere brocchi e ritornare fenomeni, poi siamo tornati ad essere brocchi. Noi lavoriamo dall'11 di agosto, quindi praticamente quest'anno penso, per quando finirà il campionato, e penso che avremmo fatto quasi 12 mesi completi, noi come gli altri, un campionato falsato già dal primo giorno, purtroppo per cose ben più gravi di una partita di calcio, per le note che ci sono tutti i giorni, per cose
ripeto, ancora più gravi, però fortunatamente siamo qui a parlarne e siamo contenti di farlo perché è quello che amiamo fare tutti i giorni. Noi continueremo a giocarcela fino alla fine perché è giusto che sia così, come è giusto che le altre se le giochino contro di noi, però dipende tanto da noi. Si è sentito tante cose degli infortuni, noi abbiamo tanti infortuni, abbiamo avuto, ma infortuni pesanti purtroppo, non da preparazione ma o da contatto, rotture. Banegas, che penso sia un giocatore estremamente importante per noi, che manca da 6-7 partite, però la squadra è forte, deve continuare a giocarsela, perché è giusto nei loro confronti, soprattutto nei confronti della società che li paga tutti i mesi, non gli fa mancare nulla, o quasi, non, in tutte le società ci sono cose minori, ma in poche società ci sono, in Abruzzo fortunatamente ne abbiamo di belle, fortunatamente, e io lo dico sempre ai ragazzi, non tutte le società si possono permettere quello che facciamo noi, come Castelnuovo o altre società, e poi continuiamo a divertirci, questo è un gioco, ci dobbiamo divertire. Ribadisco, siamo arrabbiati se non vinciamo, ma se non dovessimo farlo non è che ci impiccheremmo, fa parte del gioco, c'è una sola che vince e alla fine quella che vincerà gli si farà i complimenti. Allora proiettiamoci velocemente, scusami se ti ho interrotto Paolo, mi piacerebbe proprio fare un'altra ora di tradizione, perché poi quando prendiamo, come dire, questo slancio, no? Ci piace davvero poter arrivare a parlare davvero di tutto, ma ci dobbiamo proiettare proprio su quella che è la prossima giornata, e allora vediamo come continuiamo a divertirci con la giornata numero 29, si gioca il 16 alle 16, Olimpia Agnonese Rieti, Campobasso Tolentino, Castelfidardo Recanatese, Castelnuovo Vastese, eccolo qua, un altro derby, e poi Fiuggi Pineto, Matese Vasto Girardi, Monte Giorgio Porto Sant'Elpidio, il Notaresco con il Cinzia Alba Longa, altra gara molto insomma, difficile, Aprilia Real Giulianova. Antonio, sulla carta che turno è questo? Ma è un turno complicato sia per il Notaresco che credo anche per il Campobasso, perché il Tolentino non è una squadra che si fa battere facilmente, è una squadra abbastanza tosta. Poi il Notaresco purtroppo incontra, o anzi per fortuna, perché in questo momento il Notaresco ha bisogno di questi stimoli, di queste partite, incontra una squadra che sta in serie positiva da diverse partite, il Cinzia Balonga. Dicevamo, come diceva bene anche il direttore all'inizio, non è facile giocare con nessuna di queste squadre quest'anno, il Cinzia Balonga era una delle squadre partite per vincere il campionato, poi tra varie vicissitudini adesso si è tornata sotto, quindi per quanto riguarda le due battistrate è una partita difficile. Poi sono curioso, mi stimola anche il derby Castelnuovo-Vastese, perché la Vastese è reduce dalla sconfitta interna in casa, il Castelnuovo dopo un mese di stop vediamo come reagire a mezzo al campo, anche se come ha detto il mister precedentemente hanno alcune defezioni importanti, specie nel reparto arretrato, e loro davanti la Vastese è una squadra che fa abbastanza male perché ha due attaccanti molto mobili, molto rapidi, ma Mona e l'altro, il compagno di reparto, che non sono facili da arginare, insomma. Guido, che gara ti aspetti? Voglio dire, un avversario di quelli che insomma, può far male, e per voi subito una prova importante al ritorno in campo dopo un mese. No, ma guarda, diceva prima bene il direttore, qua su tutte le partite difficili, capito? La Pastetti tra l'altro è una buona squadra, quindi difficoltà ci saranno sicuramente, dobbiamo essere bravi noi a superarle nel modo giusto, a metterci tanto del nostro, perché per vincere la partita ci vuole, e dobbiamo fare una grandissima partita sotto tutti gli aspetti, quindi lo sappiamo, abbiamo preparato la settimana per farlo, e c'è solamente da andare in campo e riuscirci. Non sarà facile, però sicuramente ci proveremo. E tutte, vedo gli incontri che ci sono domenica, non c'è un incontro facile, sono esatto. Partite difficili e bisogna giocarle, perché tutte le squadre hanno bisogno di punti in questo momento, chi per un obiettivo, chi per un altro, quindi non sarà facile per nessuno.
Lorenzo, il Cinzia Alba Longa per il Notaresco e poi chiudo con il pensiero sulla prossima gara di Paolo D'Ercole e poi andiamo a chiudere. Ma guarda, è una partita difficile anche perché insomma forse questi argomenti che abbiamo dibattuto fino a poco fa hanno anche il potere di perdere l'attenzione sul match, quindi il Notaresco deve stare sul pezzo, deve stare con la testa sulla gara. Io credo che la formazione di Epifani possa tranquillamente ottenere i tre punti e devo dire, come diceva mister Di Fabio, che questo è un turno importante perché leggo anche Castelfidardo Recanatese, insomma un altro bel match, e sono d'accordo con Antonio sulla gara tra Campobasso e Tolentino, però voglio evidenziare, insomma, compreso il turno rinviato, quello Aprilia Giulianova, i match forse più importanti riguardano proprio le abruzzesi per un verso o per un altro. Io il Notaresco, l'ho detto anche prima, non l'ho visto benissimo, non è stato scintillante mercoledì contro il Monte Giorgio, però ha saputo soffrire nel momento in cui il Monte Giorgio ha creato dei pericoli, e poi da grande squadra come ha colpito nei momenti giusti e soprattutto ha dei cambi straordinari, perché se pensiamo che giocatori come Banegas in tribuna, Olcese in panchina, insomma credo che non ci sia paragone con la formazione laziale, ma ovviamente sempre gara da rispettare perché spesso e volentieri questo campionato porta sorprese negative, quindi bisogna stare sul pezzo come ho detto prima e non pensare a fattori esterni come quelli accaduti. Castelnuovo Vastese è un match secondo me da seguire, importantissimo, e forse non so il mister con la rosa a disposizione se troverà ancora più difficoltà nell'incontrare una squadra rognosa che con l'avvento di D'Addario ha dato una grossa sistemata a tutto l'aspetto tattico. Allora, ricordiamo che Aprilia Real Giulianova è stata rinviata al 30 maggio, se non sbaglio? Ecco, 30 maggio. Ma cambierà ancora, Luigi? Sì, probabilmente sì. Probabilmente noi ci portiamo avanti un passo alla volta, ma è probabile che succederà così, come dice Lorenzo. E Paolo D'Ercole, a te la chiusura con la presentazione della gara che vi aspetta. Beh, ha detto bene prima Antonio, giochiamo contro una squadra costruita per vincere, ha avuto qualche intoppo durante la stagione, poi col cambio dell'allenatore ha dato una inquadrata alla squadra, forse anche più dal punto di vista forse a livello diciamo non tattico tecnico, perché qualche giocatore forte è stato mandato via come Oggiano, Spanò e qualche altro, anche Rosania se non sbaglio non fa più parte della rosa, però forse dal punto di vista di ambiente ha dato più serenità e tranquillità e quindi consapevolezza nei loro mezzi. Sarà una partita difficilissima come saranno tutte le partite, ma a questo punto della stagione io parlo spessissimo col mister, in questo momento anche con i ragazzi non è una questione prettamente tattica o tecnica, adesso ci vuole cuore, ci vuole grinta, ci vuole testa e pensare che ogni partita sarà una finale e quindi aspettarsi anche, evitare anche gli sfottò di fine partita perché sono continuati ultimamente. Sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, prima di chiudere io vorrei tornare sulla questione legata a Cetteo Di Mascio, responsabile del settore giovanile del Teramo, insomma anche per aggiornare chi ci sta guardando nella serata del venerdì, ma insomma per dare un quadro della situazione per chi apprende questa notizia in questo momento: vittima di un'aggressione fisica presso lo stadio Gaetano Bonolis da parte di due facinorosi successivamente dileguatisi. Di Mascio è ricoverato presso l'ospedale civile Mazzini di Teramo in attesa di accertamenti clinici. Ovviamente c'è la nota del
Teramo Calcio che stiamo leggendo, che dice: nel condannare fermamente qualsiasi atto di intimidazione o violenza che nulla hanno a che fare con la nostra città, il presidente Franco Iachini e la SS Teramo Calcio tutta esprimono massima solidarietà e vicinanza al professionista Di Mascio e auspicano che le indagini in corso da parte dei carabinieri possano presto ricondurre gli autori all'inqualificabile gesto. Io allora chiudo qui con questa notizia, insomma, che volevo dare in maniera completa, poi è chiaro che insomma, avremo ulteriori aggiornamenti. Scusami, posso permettermi, vorrei fare un grosso in bocca al lupo a mister Di Mascio, che io conosco da tantissimi anni, anche perché ho avuto la fortuna di iniziare in questo lavoro proprio con lui nel Pescara, quindi gli faccio un grosso in bocca al lupo e gli esprimo la massima solidarietà da parte mia in primis e sicuramente anche della nostra società, ma ne avrà già tante di persone che gli avranno espresso solidarietà. Ci aggiungiamo ovviamente anche noi tutti, credo di poter parlare anche proprio per tutti i presenti, una solidarietà e una condanna ferma per quello che è successo e soprattutto un abbraccio a Cetteo Di Mascio, un augurio per una prontissima guarigione e per poter dimenticare, insomma, questo brutto, veramente questo brutto episodio che è accaduto. Allora, io sono in chiusura, ho ancora una volta sforato, insomma, me ne scuso ovviamente con la regia di Gilberto e con tutti voi, ma insomma poi succede così. E allora, grazie a Lorenzo Valeriani ancora una volta. Grazie a te, Luigi, per la tua presenza, grazie a mister Guido Di Fabio. Ciao, ben rivisto, grazie anche al tuo ospite lì presente con noi, fantastico veramente, grazie a Paolo D'Ercole, grazie a voi, complimenti per il cane mister, un saluto a tutti, anche a voi, grazie ad Antonio Paoluzzi, ritroveremo Federico Schiavoni venerdì prossimo e chiaramente il prossimo turno, quello che abbiamo presentato stasera in maniera un po' particolare, ve lo racconteremo lunedì alle 14.30, comunque in coda al telegiornale e a Primo Piano Sport. Grazie per essere stati con noi e a venerdì prossimo.